Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Di solito quando comincio una trasmissione c'è sempre una parte di introduzione, anche per spiegare ai telespettatori che cosa si apprestano a vedere, e solitamente che lo fa il padrone di casa. In questo caso non sono io il padrone di casa, sono anch'io un ospite che a sua volta ha invitato altri ospiti, quindi siamo una famiglia allargata, insomma, come suol dirsi. Franco Pellegrini, tocca a te. Aprire questo, anzi tirare su il sipario di questo ciclo di trasmissione che faremo da questo luogo. Innanzitutto saluto gli spettatori e saluto gli ospiti di questo dibattito che si svolge a Villa Rendano. E nasce questo dibattito e degli altri che seguiranno nelle settimane successive da un progetto condiviso tra la Fondazione Giuliani e la emittente televisiva TEN e in particolare la testata giornalistica è diretta da Attilio Sabato. E noi come Villa Rendana abbiamo dichiarato fin dall'inizio che avevamo fra le tante nostre missioni, fra le nostre, tante nostre ambizioni, chiamiamola più modestamente così, quella di non sfuggire alle tematiche importanti, anche urticanti, scomode, che sono comunque presenti, o noi pensiamo che siano presenti e vitali per questa città e per questo territorio. E noi siamo convinti che il tema della unificazione in una grande città delle città di Cosenza, di Rende e di Castellibero sia uno di questi temi strategici. Tant'è che alcuni anni fa ormai, noi in una collana editoriale che si è interrotta brevemente, rapidamente, ma non per volontà nostra, noi avevamo proprio fatto un volume, un saggio proprio sulla città unica. C'era stato poi anche quello sul collegamento con la metropolitana leggera, e sarebbero seguiti altre tematiche, poi abbiamo deciso che occorressero altre modalità per affrontare questi temi. Stasera torniamo sul tema della città unica. Io, da buon padrone di casa, mi applico alla virtù della sintesi e della discrezione. E quindi dico semplicemente che da persona non disinteressata a queste problematiche, anzi fortemente coinvolto in queste problematiche, perché sono cosentino, perché la Fondazione Giuliani nasce per avere un rapporto positivo, dialettico, propositivo, donativo con col territorio, non possiamo dichiararci estranei a questa tematica. Per noi è un passaggio fondamentale. Sono convinto che il confronto fra le tesi e i convincimenti dei sindaci e delle città interessate andrà in questa direzione. Se posso concludere, però, con un auspicio che penso che sia comune a molta gente. Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti. Parole se ne sono dette tante. La produzione di slogan è una vocazione, voglio dire, non soltanto cosentina, ma anche cosentina e calabrese, molto diffusa e molto radicata. Sono dei momenti in cui gli slogan stuccano, danno fastidio, sono inutili, sono fuorvianti. Adesso bisogna dichiarare, ciascuno deve dichiarare, mi permetto di dire, deve dichiarare, con atti formalmente impegnativi, se vuole mettere su questa strada, non la strada della Costituzione della città unica, ma la strada di mettere in campo lo strumento che la legge prevede, che è lo strumento del referendum consultivo fra i cittadini, perché essi possano pronunciarsi se sono a favore o sono contrari. Fuori di questo iter,
E fuori di queste scelte non esiste nulla, esiste semplicemente il feste delle parole e delle chiacchiere, che nel caso in specie temo che sia anche il feste dell'impotenza della decisione politica. Vi auguro di seguire con interesse questo dibattito e vi rinnovo il saluto e il ringraziamento. Beh, ma io non volevo più parlare di Città Unica, onestamente. Sindaco di Rende, sindaco di Castolibro, perché alla fine, cioè, dire, ce ne siamo dette più volte le cose, ma poi stringi, alla fine passi in avanti e non ce ne sono stati. Ora, di chi sono le responsabilità? Non lo so, si dice sempre della politica, no? Quando uno non sa che dire, cioè è la politica che non vuole fare le cose, è così veramente? Innanzitutto devo dire, sono davvero contento di essere qui a Villa Lentano ed è bene che ci siano luoghi dove si dibattano i temi più importanti del nostro territorio. Quindi ben venga che si facciano questi dibattiti anche fuori dagli studi televisivi, non solo negli studi televisivi, ma anche fuori, anche in luoghi che i nostri territori già hanno più volte visto e conosciuto. Villa Lentano è una di queste. Villa Lentano è una di queste, ma penso al passato, penso anche alle cose recenti che si stanno facendo anche al Museo del Presente e via discorrendo. Quindi ben vengano questi dibattiti, che non devono essere ovviamente fini a se stessi, ed è giusto che si proceda e si dica bisogna passare dalle parole ai fatti. E però passare dalle parole ai fatti significa anche che una politica consapevole, una politica che vuole fare i fatti, tracci un percorso e lo tracci in modo comune. C'è questo percorso? In modo comune. Beh, io devo dire che si era avviato un ragionamento sul percorso e sulle tappe da fare. Posso soltanto dire che il segretario comunale del comune di Rende, insieme col segretario del comune di Cosenza e poi anche quello di Castrolibero, hanno ragionato su alcuni passaggi di natura amministrativa, e quindi qualcosa si era avviato, perché è evidente che non è uno slogan fai la città unica e fai la città unica. Devi conoscere il percorso, devi vedere quali sono tutti. Ma queste erano cose però che avevamo già detto prima, un po' di tempo fa, il percorso, il vedersi, il dialogare, il trovare il punto d'incontro. Però siamo rimasti. No, devo dire la che invece, bandierina è rimasta ferma lì. Invece devo dire che segnali anche importanti ce ne sono stati. E partiamo da quello che arriva dalle nostre comunità. Per esempio, io devo registrare che le scuole stanno recitando un ruolo importante nel nostro territorio. È di qualche giorno fa la iniziativa del liceo scientifico Pitagora, che insieme con altri istituti del liceo scientifico e non solo, di Cosenza, di Castrolibero, hanno avviato una importante iniziativa da parte degli studenti, per esempio sul progetto del futuro della provincia di Cosenza, e lo si è fatto nel cuore del capoluogo. Ho capito qual è il percorso. Allora, poi dobbiamo passare ai servizi. Adesso fra qualche giorno dovremo ragionare, per esempio, sui servizi comuni che dobbiamo avere nei trasporti. Allora, abbiamo un po', come dire, capovolto il percorso e si dice cominciamo a costruirla la città unica, anche attraverso servizi, attraverso cose. E poi la ammantiamo di quello che è il percorso di natura amministrativa. Va preparata la rete. Le faccio sentire invece quello che dice il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, sulla città unica. La sentiamo un attimo. Sindaco, la città unica si farà o no? Ma speriamo di sì. Io sono un sostenitore della città unica sin dal 2011, anno di insediamento della mia prima giunta. Io credo che i cittadini siano già più avanti rispetto alla politica, perché Cosenza è già una città unica con Rende, con l'università, con gli altri centri urbani che sono vicini alla città. Cosenza ha avuto questa espansione negli anni da un punto di vista urbanistico,
i cittadini vivono in questa realtà urbana che ormai è unica, però senza un servizio di trasporto pubblico urbano unico, senza un servizio di raccolta dei rifiuti unico, con tante problematiche che sono ovviamente legate all'amministrazione di un territorio che vede una realtà unica da un punto di vista della densità edilizia con più amministrazioni. C'è stato un momento che sembrava vicinissimo nel 2016, un incontro a Rende in cui i tre sindaci, lei, il sindaco di Rende, il sindaco di Castrolibero, i segretari comunali, avete sostanzialmente dato il via all'iter. Poi che cosa è successo? Perché si è bloccato il progetto? Ma io credo che gli egoismi della politica alla fine in qualche modo superano queste esigenze che sono proprie della cittadinanza, nel senso che è difficile far capire che non ci deve essere più, ci deve essere un sindaco in meno, ci deve essere un consiglio comunale in meno, che la gestione insomma sostanzialmente va centrata in un unico ente, in un'unica istituzione. Quindi io credo che alla fine è prevalsa questa logica di egoismo politico che in qualche modo poi si traveste con discussioni di varia natura sulle procedure, sui nomi, insomma cose che secondo me andrebbero assolutamente superate. Nel 2017 a maggio la giunta comunale di Cosenza ha dato il via libera, no, per il comune unico, gli altri non l'hanno fatto però. Sì, infatti, noi ci vogliamo sottrarre ad una discussione infinita, che è una discussione anche inutile. Tutti sanno bene che questa realtà è una realtà unica da un punto di vista territoriale e deve essere amministrata da un unico ente. Quindi noi abbiamo già fatto una delibera, non credo che il problema sia il nome. Cosenza è un nome che ovviamente su tutti i libri di storia italiana e internazionale, su tutti i testi di geografia, si può chiamare così come è successo con in altre realtà territoriali come Massa Carrara, come Pesaro Urbino, va bene anche chiamarlo Cosenza Rende se necessario, non credo che possa essere il nome il problema o l'elemento divisivo. Io credo che c'è bisogno soltanto di chi appunto crede in questa cosa, non c'è bisogno di fare ulteriori discussioni, di fare proposte che allungano i tempi. E io credo che sia necessario fare la delibera, votarla in consiglio comunale, dopodiché proporre il referendum e attuare quel percorso che è previsto già dalla legge. Quindi un percorso già definito, quali sono i vantaggi? Perché poi i cittadini è questo che vogliono sapere, più finanziamenti per un'area che avrebbe più di 100.000 residenti? Ma intanto i vantaggi sono proprio di tipo anche gestionale, nel senso che una città unica che non ha un servizio di trasporto pubblico unico. Ci sono persone che si spostano da Cosenza a Rende, da Cosenza a Rende all'università, studenti in un territorio che è ormai sostanzialmente un'unica area urbana, però si devono spostare necessariamente con le auto, perché Cosenza c'è il servizio di trasporto pubblico di Amaco, Rende non ha il servizio urbano, l'università è completamente scollegata, c'è un servizio extraurbano che non ha assolutamente le caratteristiche di quello urbano, quindi vuol dire servizi più efficienti, servizi che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, vuol dire sostenibilità perché utilizzando i mezzi pubblici non c'è un minore inquinamento atmosferico, raccolta di rifiuti unica e quindi anche quella c'è un risparmio, c'è una esigenza di qualità, di sostenibilità, anche da un punto di vista urbanistico. Immaginiamo questa città unica che ha un grande centro storico come quello di Cosenza, che è un centro anche culturale, una grande università, che sono due poli sostanzialmente dell'asse densamente abitato che poi si è sviluppato in senso longitudinale, un'area industriale ai margini che ha bisogno quindi di collegamenti, quindi una realtà territoriale in una delle province che è quella anche più vasta, una delle più vaste d'Italia, dove oggi c'è una città capoluogo che ha 70.000 abitanti, in realtà sarebbe una delle 15 città più popolose insomma d'Italia. Immaginiamo questa unica realtà con un grande centro universitario, una zona industriale, un grande centro storico, l'ospedale, un'area commerciale all'aperto,
una storia, un'identità riconosciuta, insomma ci sarebbe un grande salto di qualità che assolutamente ormai già nei fatti, che però le amministrazioni tardano a rendersene conto perché inseguono semplicemente egoismi personali, politici, elettorali. Casali del Manco e Corigliano Rossano, che hanno fatto questo passo insomma recentemente, sono esempi virtuosi o no? Sì, io penso che Cosenza rende con l'università e poi anche con le altre realtà urbane che convinano, doveva essere addirittura la prima di queste realtà, perché è già un'area che è conurbata. Quindi nel caso di Rossano Corigliano ci sono due centri urbani che distano circa 15 km su un territorio che è anche agricolo, quindi oggi siamo contro il consumo del territorio, contro determinate politiche di espansione, quindi è ovvio che cioè in un'area che è già urbanizzata ha senso anche avere un'unica amministrazione comunale, un unico ente che gestisce i servizi, che programma il futuro, la crescita del territorio con azioni di rigenerazione urbana, di riqualificazione, in un'area che deve essere ancora, che voglio dire, dove ci sono delle distanze anche con dei territori agricoli, bisogna fare una politica diversa, che è di rispetto di quei territori, perché fra l'altro sono anche delle ricchezze, e quindi in quel caso io vedo che addirittura sarebbe stato auspicabile più per Cosenza rente la fusione che non per altre situazioni, però è sempre positivo che alcune realtà come quella di Corigliano Rossano, come questa soprattutto di Casali del Manco, possano aver raggiunto questa idea, perché fondendo i vari consigli comunali, poi insomma si può anche generare un meccanismo virtuoso di crescita che può essere positivo. Un'ultima domanda: la metropolitana aiuterà questo processo? Ma la metropolitana, che poi è un tram di superficie, è uno degli obiettivi anche principali di questa area urbana che ormai esiste, di questa città unica, perché noi andiamo a dare con il tram di superficie un sistema di trasporto pubblico urbano unico in queste due città che sono divise adesso da due amministrazioni. Speriamo che la gestione possa essere poi anche efficiente da un punto di vista appunto della collaborazione fra gli enti, di chi poi successivamente la gestirà. Ancora non si è individuato il soggetto, quindi è importante da questo punto di vista, che non è solo l'infrastruttura, e poi l'aspetto gestionale. Ecco perché io dico che sarebbe ancora più necessaria adesso insomma anche la fusione delle due realtà politiche. Allora, mentre c'era l'intervista, il sindaco di Castellibero Greco, come dire, per alcuni passaggi ha mostrato di non condividere alcune cose, no? Per esempio, un disappunto, era proprio in disappunto, era in disappunto. Anche il sindaco di Rende era in disaccordo. Chiarirà. Allora, sentiamo prima il sindaco. Ma sì, intanto ringrazio per questo invito qui in questa bellissima location straordinaria. Questo dimostra tante cose, insomma. Entrando mi sono venuto in mente solo un attimo, esco fuori dall'argomento. Dei passaggi importantissimi che riguardano queste comunità che fanno parte di un territorio così importante, cioè che mentre in altri periodi si consumavano barbarie, qui vi era un'università, qui un foro, qui si coniavano monete, insomma noi ci siamo un po' dimenticati di quello che è il nostro patrimonio. Ma detto questo, quindi rinnovo ancora i ringraziamenti per questo gradito invito. Dopo aver sentito il sindaco di Cosenza, veramente, che non ha pronunciato nemmeno una volta la parola Castrolibero, penso che lui debba adesso andare avanti e andare in consiglio comunale
e ci aspettiamo che lo faccia prima possibile, insieme e anche condivida con il sindaco di Rende questo iter e che vada ad approvare in consiglio comunale appunto tutto quello che è l'iter per arrivare al referendum consultivo e andare alla fusione con la città di Rende. E questo ne prendo atto perché il comune di Castrolibero, dopo quell'incontro a Rende, ringrazio anche il sindaco presente con il quale ci sentiamo spesso e collaboriamo, e dirò anche che insomma abbiamo dei progetti che ci vedranno impegnati perché appunto lavoriamo insieme per questa grande città, per quest'area urbana. E beh, noi andammo subito in consiglio comunale ad approvare, vi è un atto che è possibile scaricare dall'albo pretorio del comune di Castrolibero, per approvare l'iter votato all'unanimità, quindi precedente consigliatura, perché io sono stato riconfermato a giugno, con un consiglio comunale che ha individuato l'iter per arrivare alla legge regionale che preveda il referendum consultivo per la città unica, ed è chiaro, insomma, è inequivocabile. Noi siamo per la città unica proprio per quello che è stato detto prima. Sì, ma gli atti, al di là degli atti, gli atti formali, poi ci vuole la determinazione per arrivare al raggiungimento di l'obiettivo, perché sennò diventa una cosa. Castrolibero lo ha già fatto. E quindi il sindaco di Cosenza non può dire che ci sono nell'area urbana politici arroganti che non vogliono questo perché lui lo ha già fatto. Lui è andato ad approvare un indirizzo in giunta, non è andato in consiglio comunale. Quindi anch'io sono d'accordo con lei, ormai è superato questo argomento, bisogna andare ai fatti, e i fatti sono questi. Dato che nelle amministrazioni quello che contano sono gli atti, e gli atti sono o di consiglio o di giunta, ma per una fusione tra comunità bisogna andare in consiglio comunale, e non vi è dubbio. Bisogna sentire anche la gente, vorrei, i cittadini, no? Perché certo, sono loro certo, che poi in realtà... Tant'è che nel nostro iter vi è una consultazione, una pre-consultazione con i cittadini affinché si possa esprimere e autorizzare i propri rappresentanti istituzionali a percorrere questo iter velocemente attraverso uno studio di fattibilità e poi quindi arrivare alla disponibilità massima. Disponibilità. Tant'è, direttore, concludo, che è di qualche giorno fa, noi stiamo lavorando in questa direzione con il sindaco di Rende, abbiamo approvato in giunta un protocollo d'intesa per realizzare ad esempio una strada che risolverà i problemi anche delle partite di calcio, una strada che collegherà Castrolibero, polo scolastico e Rende. Allora ha fatto una fusione tra Rende e Castrolibero. Ma questo non si discute. Tenete fuori Cosenza, noi siamo qui, io guardi, dopo aver sentito il sindaco, invito il sindaco di Cosenza, visto che quindi non vede Castrolibero in questa area urbana, di andare avanti con il sindaco di Rende e di far subito la città unica. Allora, al sindaco di Rende, così accelerano questo processo, no? Sì, beh, devo dire, alcune riflessioni vanno fatte, ecco perché dico, forse va avviato un percorso, individuato un percorso comune. È vero, i cittadini sono avanti. È vero che nessuno quando è a Castrolibero pensa di essere a Castrolibero, ma dice che sta in questa area. La stessa cosa vale per Rende, la stessa cosa vale per Cosenza. D'altra parte la storia qualcosa la dice, perché mi è sembrato di cogliere, dice, Cosenza si è, come dire, aperta all'area, ma non è che Cosenza sia aperta, diciamo che questo territorio è cresciuto ed ha avuto delle modifiche. Basta pensare che quando ci è capitato di leggere un opuscoletto del
credo del 1974-75-76, quella crisi idrica, ho letto una cosa che mi ha lasciato perplesso. Cosenza, che ha 112.000 residenti, e in crisi idrica dobbiamo fare il progetto per, e lì parte un discorso di ammodernamento l'Abate Marco e quant'altro, tutte le cose. E oggi è la metà come abitante. Quindi c'è una trasformazione di tutto il territorio, non si può dire se uno si è allargato rispetto all'altro, semmai forse dobbiamo pensare a qualcosa di unico. Ecco, quando si dice città unica devi spogliarti della identità di tutte. Ma quello che dice il sindaco di Cosenza condivide o no? Ma una frase mi ha colpito, ho detto c'è qualcuno che pensa di, come dire, un politici che pensano di ridurre come dire, le figure amministrative, perché poi da tre sindaci si passa a uno o altre cose e quindi questo rallenta. Beh, detto a me che non sono un politico, che voglio dire non ho nessuna velleità di fare un percorso di questo tipo, ma ho ben altro, quindi non può essere questo, quindi non ho capito bene a chi si riferisce. Io non ho idea, ma non voglio qui neppure interpretare il pensiero, perché poi magari il sindaco Chiuto chiarirà questo passaggio. Ma il dato qual è? Il dato è quello che abbiamo appena detto, vale a dire partiamo ovviamente da quelle che sono le istanze e cose dei servizi. E sui servizi, siccome poneva un problema che è serissimo, che è quello dei servizi, ed è vero, e soprattutto quello dei trasporti. Beh, devo dire, è di questi giorni che andiamo a fare esattamente quello che si sta descrivendo, cioè vale a dire un'unica società, un unico gestore dei trasporti per tutto il nostro territorio, che è Castrolibero, Cosenza e Rende. C'è già, cioè questa cosa la andremo a realizzare da qui, credo, allora, a due mesi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Prima di salutarvi voglio farvi ascoltare cosa dicono i cittadini. Ma i cittadini, come la pensano i cittadini? Perché poi bisogna fare riferimento a loro. Vediamo che cosa dicono loro, come leggono. Posso però dire una cosa? Sì. Anche lì, il cittadino quello che dice. Il cittadino deve essere informato innanzitutto. Questo è il primo dato. Informato significa essere perfettamente a conoscenza di cosa significa realizzare la città unica. E questo percorso ancora non è stato fatto. E come che si dice, ma perché non lo fate? Perché non lo fate? Ma perché c'è da consumare una serie di tappe allora, che riguardano vediamo, anche allora, i cittadini allora, e l'informazione che si deve dare allora, ai cittadini? Altrimenti allora, siamo. Mi spiego meglio. A livello epidermico. Sì, a livello vediamo, epidermico. Come la gente. La pancia. Cosa dice la pancia della gente? Oggi la pancia. E io sono lontano da quello della pancia. La pancia è molto importante. Ma ci sono altri movimenti. Altri movimenti. Che si occupano della pancia. La pancia è importante. Vogliamo vederlo questo, cosa dicono i cittadini? Cosenza rende Castrolibero città unica, un tema che appare scompare dall'agenda politica locale, nei fatti un'unica realtà separata o unita, dipende dai punti di vista, da due ponti, quello sul Campagnano, oggi ponte Andreatta a Rende, e dal ponte San Francesco a Castrolibero. L'accelerazione da parte dei primi cittadini ha una data precisa, il 22 novembre del 2016, ed un luogo istituzionale, il municipio di Rende, dove i sindaci Mario Chiuto, Marcello Manna e Giovanni Greco, nell'incontro a cui hanno preso parte anche i segretari comunali, hanno deciso di avviare l'iter amministrativo della città unica. Sei mesi più tardi, l'8 maggio 2017, la giunta comunale di Cosenza ha approvato la proposta di istituzione del nuovo comune. Sulla carta la strada da percorrere prevede 4 step: l'approvazione delle delibere nei consigli comunali, il via libera con
collegi regionali al referendum, la consultazione popolare e l'istituzione del nuovo comune da parte della regione, una procedura regolata da tre fonti: l'articolo 133 della Costituzione, la legge regionale 15 del 2006 e la legge 13/1983 che regola i referendum regionali in Calabria. Cosenza guarda con interesse a quanto accade a Casali del Manco, nato dalla fusione di 5 ex comuni, e a Corigliano Rossano, oggi terza città della Calabria. Cosenza rende Castrolibero, insieme conterebbero più di 100.000 residenti. Nell'attesa che dai municipi si passi dalle parole ai fatti, i cittadini cosa pensano? Nascerà questa nuova città? Ci saranno vantaggi o svantaggi? Vantaggi, in quanto sarebbe un comune unico e quindi ci sarebbero tanti vantaggi per tutti i cittadini, anche per la viabilità, per tante cose. Io lavoro con l'AMO e quindi ne so qualcosa, perché non c'è un vettore unico, qualcosa di unico. Castrolibero, diciamo, ormai è diventata una cittadina accogliente, che diciamo sono tutti cosentini praticamente. Come si potrebbe chiamare questa nuova città? Sempre Cosenza, però attenzione, quello è storico e la città è quella. Se si faranno, questo non te lo so dire, certamente ai posteri la tua sentenza, questo lo diranno quelli dopo di noi. Come provo ad immaginarmela io, insomma, una grande città sarebbe grande, bella per tutti quanti. Come si potrebbe chiamare? Vabbè. Allora, Castrolibero, Cosenza e Rende. Core è difficile, mettere l'iniziale per farli contenti tutti e tre sarebbe bello, e io penso che sia il sogno di ogni cittadino. Insieme sono una forza, secondo me, come la penso io, a prescindere se senza colore politico. L'unione fa la forza. Con l'aggregazione si risparmia anche molti soldi, fa altre cose, e poi quando c'è intesa fra più persone si sa che l'unione fa la forza, quindi sicuramente si realizzeranno ancora cose migliori. Anche se Cosenza noi non è che ci possiamo lamentare, a parte qualche problemuccio, non è che ci possiamo lamentare. Quindi io sarei favorevole. Sono favorevole. E i vantaggi ci saranno sicuramente. Potrebbe essere un vantaggio, tutto dipende da come viene gestita, perché poi insomma di solito si dice che l'unione fa la forza, però bisogna vedere poi come viene gestita, perché chiaramente ci sarebbe dei fondi a disposizione maggiori e quindi dipende anche dalla capacità di collaborare di questi comuni. C'è la paura per Rende, ad esempio, di perdere un po' di identità? Beh, Rende un pochino ultimamente la sta perdendo, forse. E qualche anno fa era molto più forte questa identità. Io sono favorevole, perché si collegano tutte e tre le zone e credo, penso, suppongo che anche la viabilità, oppure anche per i giovani stessi, muoversi Rende, Cosenza, Castrolibero sarebbe più facile. Un vantaggio per me sarà, perché è la cosa migliore, ci sono meno dispersioni di risorse. Come si chiamerà secondo lei? Cosenza. Se ne parla da tanto tempo, però non si riesce a realizzare mai niente. I campanilismi evidentemente hanno priorità rispetto all'utilità che ci sarebbe se si facesse un comune unico. Come si potrebbe chiamare questo nuovo comune? Questo non glielo so dire, probabilmente prevarrebbe il nome di Cosenza. Non c'è il timore che Castrolibero possa perdere un po' di identità? Ma la identità la perdono un po' tutti, non soltanto Castrolibero, la perderebbe un po' Cosenza, la perderebbe un po' Rende, la perderebbero tutti quanti. E consorziarsi non significa badare a queste piccolezze. Prima di salutarvi, andiamo a, come dire, cercare di decodificare questi messaggi che arrivano dai cittadini, rapidamente. Che significa? È evidente che quello che stiamo dicendo, ma su questo non c'è alcun dubbio che ci sia una
che i cittadini stiano ovviamente vivendo questa realtà come un'unica realtà è un dato di fatto, quindi è evidente. Bisogna, ripeto, soltanto questa cosa farla diventare qualcosa di concreto, di fattibile, di possibile. Che, ma chi lo deve fare? Lo dovete fare voi, lo può fare. Il cittadino non ha questa, questo potere di cambiare le cose, di mettervi insieme, di ragionare con i consigli comunali. All'inizio un consiglio comunale è aperto, la politica, tutte e tre i comuni fanno un consiglio comunale. La politica deve fare i suoi passi, ma quelli che decidono, scusatemi, sono i cittadini. Sono d'accordo. La politica non decide in questo caso. È uno dei pochi casi in cui non possono delegare fate alla città. Quindi, noi possiamo avviare, certo che va fatto il referendum, va fatto il referendum del cittadino consapevole, del cittadino che sa che cosa accade in tutte le strutture. Voi dovete tenere presente che la politica si deve occupare di altro, si deve occupare. Abbiamo servizi che riguardano la differenziata che sono differenti. Abbiamo trasporti che vanno, e lo stiamo dicendo, quello è l'iter che deve fare la politica. Ovviamente deve anche guidare un percorso politico fatto in un certo modo. Questo mi pare evidente, ma c'è la volontà da parte di tutti. Però il disegno, che è quello di dire vediamo come dobbiamo portare avanti la cosa, questa è una cosa che va fatto forse più che sulle interviste, sulle singole cose, con quello che abbiamo fatto nel 2016, vale a dire ci sediamo e aiutano perché voi parlate attraverso le nostre o telecamere. Aiutano lontane, non lo so. No, attraverso le telecamere parlate ai cittadini, mica allontanate, che allontanate, è fatta apposta quella trasmissione per capire se ci sono le condizioni. Mi pare che il messaggio che arrivi dai cittadini sia chiaro. All'ultimo intervento è stato di un concittadino di Castrolibero che saluto e che ringrazio perché è stato anche molto chiaro. Ma mi sembra che non ci sia nulla da aggiungere. Cioè noi nulla. Siamo. Noi, a posto? Guarda, allora noi siamo e aggiungerei a quello che ha detto il sindaco di Rende che il legislatore sta imponendo attraverso gli ambiti territoriali ottimali che si lavori già insieme. Ed è ormai un dato di fatto, perché ci siamo già riuniti, perché sono stati eletti gli organi, diciamo in qualche modo, di questi ambiti. Il sindaco di Rende, per esempio, è il presidente del lato rifiuti, quindi Aro anche Cosenza Rende per quanto riguarda la nostra area, e quindi noi stiamo già lavorando in questa direzione. Dovete sapere che non si possono creare dei sottoambiti rispetto a quelli previsti già dal legislatore. Cioè è già stabilito che per l'idrico, la depurazione della fognatura c'è un ambito, per i rifiuti c'è un altro ambito, per il gas c'è un altro ambito. Vede sempre Cosenza, ovviamente come città capoluogo di provincia, leader di questi ambiti, e stiamo già lavorando, stiamo già incontrando sindaco, gli altri sindaci per riformare. Sono 20 anni che essendo primaria urbana poi si lavora, d'accordo, va benissimo quello che dice lei. Stiamo già lavorando perché va benissimo quello che dice lei, però sindaci, bisogna poi... E i sindaci che hanno la responsabilità di amministrare i territori stanno facendo gli interessi dei propri concittadini e lo stanno facendo, mi faccia dire, solo questo, sempre pensando anche alle altre comunità. Guai a quel sindaco che emana un'ordinanza sapendo che si chiude una grande strada e non sente gli altri sindaci, non ha il... come dire, in qualche modo se c'è una strada che è al confine tra Cosenza, Rende e Castrolibero, non voglio fare esempi, ma tanto i nostri concittadini, visto che siamo avanti, ci manca solo la foto. Ci manca una foto perché tu lo sai che frequenti lo stadio ogni volta che c'è il nostro Cosenza. E noi siamo felicissimi che il Cosenza Calcio sia in Serie B e gli auguriamo veramente ogni... Però guardate quando si chiude una strada
E ma può quindi, essere quindi, anche... Ma non c'è, allora non c'è dialogo. Diretto, e non c'è dialogo allora, no, se no, mi dice questo non c'è dialogo. Non c'è dialogo allora. Questo, ne prendiamo atto. No, allora io chiederò, ad esempio, sulla chiusura della strada di Viale Magna Grecia, no, in occasione delle partite di calcio, legittima potrà essere. Ma se non c'è dialogo però, in questo, immaginiamo però, che costruire una però, città unica. Se non si sentono i sindaci di Cosenza e di Rende, comunque si chiude con un'ordinanza una grande strada, sapendo che c'è un disagio che si crea alle comunità intere. E parliamo di comunità che parliamo di noi siamo, facciamo la cerniera tra l'area urbana e le serre cosentine. Marcello, quando si chiude Viale Magna Grecia, non si chiude il transito solo ai cittadini di Castrolibero, si chiude alle serre cosentine. Bene, allora, allora io dico una cosa, se riusciamo a incontrarci, a dialogare, magari ed arrivare... telefonatevi, datevi un appuntamento, che se potete dialogare, ma, perché se così, certo se, questa è, certo se questa è la chiosa dell'intervento ma... che lei fa, mi pare che le condizioni per guardare ad un percorso comune siano ancora, no? Vanno smussati molti angoli. Ma guardi, ci si può impiegare anche 20 secondi, l'importante è capirsi sui temi e prendere delle decisioni. Noi non possiamo più tardare, no? In politica ho capito che non si può essere titubanti, bisogna prendere le decisioni immediate. Io la chiosa finale è che noi siamo andati in Consiglio Comunale per la città unica, abbiamo approvato un iter e il Consiglio Comunale è l'organo è più alto Cosenza rispetto una delibera di giunta, una delibera di giunta è soltanto l'intenzione Rende non ha fatto ancora nulla, ma Rende non ha fatto, ma c'è una volontà però, no? Rende non la questa non questa volontà non, è vero, non l'ha palesata. È stato fatto, non è vero, è stato fatto un consiglio comunale dove si è discusso, non è vero, si è discusso però un atto ufficiale, dire vabbè, siamo disponibili, non c'è. Ma l'atto ufficiale passa attraverso il percorso che deve essere condiviso e quando si fanno determinate passi, poi forse queste condivisioni vengono un attimo rallentate, tutto qui, ma bisogna fare le cose con grande serietà, mettiamola così, la politica deve vestirsi di grande serietà. Io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso io dialogo un po' con Francesco Aiello che mi spiega invece quali sono le ragioni perché conviene stare insieme. Hai sentito quello che è stato detto dai sindaci, hai visto le schede, hai sentito... Io resto della mia idea, cioè che si trovano tutte le occasioni per dividere le strade, no? Questa è la mia impressione. La sintesi del dibattito e delle risultanze di questo, no? Sì, mi sembra. Sei d'accordo con questo? Mi sembra di. Prevalgono le ragioni. Gli elementi un po' della distanza. Prevale la bandierina più che la. Sì, insomma. O no? Innanzitutto. Avviare un processo di fusione a un iter ben definito che necessariamente deve passare con una formulazione ben definita all'interno dei consigli comunali e il consiglio comunale si deve esprimere in maniera inequivocabilmente nella direzione della fusione che può essere a 2 o 3, quindi deve essere necessariamente concertata con gli attori che necessariamente fanno parte di questo progetto. Per cui se Cosenza ha preso una decisione in giunta che non è prevista nell'iter istituzionale però classico, è un indirizzo molto essendo forte, da quello che ho capito dalle schede, dalle cose che ho sentito, orientata alla fusione per Cosenza e Rende, necessariamente quella decisione non ha alcuna validità dal punto di vista proprio sostanziale perché sta allontanando da questo percorso ideale la cittadina di Castrolibero. Questo da quello che ho capito. Poi c'è un po' di vischiosità nelle relazioni, da quello che intuisco anche insomma, frequentando un po' queste tre città, perché si pensa che questa fusione debba essere necessariamente... Deve premiare un territorio e penalizzare un altro. Essere necessariamente a vantaggio di qualcuno e a danno di qualcun altro.
E questo dato saperlo ex ante, secondo me, se non si fa un'attenta riflessione guardando un po' di documenti, di bilanci, di previsioni, consuntivi, perché non è detto che avere una città grande sia necessariamente vantaggiosa da un punto di vista economico, lo può essere e si possono avere delle condizioni affinché questo si realizzi, ma non è un risultato certo che unire tre grandi centri come quelli che abbiamo, diciamo, sotto analisi sia necessariamente vantaggioso in termini di, per esempio, incidenza della spesa pro capite per le unità di servizio offerte dai cittadini, quindi tutto quel discorso che sentivamo prima sui trasporti, sui servizi idrici e via del genere. Il difetto che vedo in questo processo, secondo me, è che è molto trainato dalla politica, mentre insomma, l'esperienza che abbiamo in Italia di tutte le fusioni che si stanno realizzando e che hanno successo e hanno sostenibilità nel corso del tempo, quando c'è una sostenibilità, anche un'accettabilità sociale, quando ci sono dei movimenti che provengono dal basso e spingono le istituzioni, in questo caso i consigli comunali, a prendere delle decisioni. Quello che osservo io invece a Cosenza è che c'è molta discontinuità su questo tema, ogni tanto se ne parla a Cosenza, a Rende vedo molto più silenzio, a Castrolibero non ho idea di quello che sta succedendo, però non penso che ci siano movimenti, fermento sociale. Quindi quando manca questa componente, secondo me si parte male. Quindi l'invito che io rivolgerei a chi è interessato a fare questi percorsi di città unica, Rende, Cosenza e Castrolibero, è di avviare un percorso che coinvolga un po' i cittadini e che li rendi partecipi affinché si valutino e si tutti i vantaggi e gli svantaggi, perché esistono molti svantaggi anche per avere una città molto grande, lo sappiamo per esperienze di quello che si verifica nei grandi centri urbani che abbiamo in questa regione, nel paese in generale. Dalle cose che ho sentito, delle schede, è vero che c'è questa volontà dei tre sindaci attuali di avviare questo percorso, però non mi sembra che ci sia un indirizzo condiviso. Senti, vantaggi per una città unica? Ma ci sono dei vantaggi. A livello economico, sociale? Sì. Ci sono sicuramente dei vantaggi, anche perché queste tre aree urbane sono già conurbate, quindi si tratterebbe un attimo di ottimizzare l'efficienza nell'offrire alcuni servizi, trasporti in particolare, ma anche gestione dei rifiuti, secondo me è uno dei grandi temi. L'altro tema, secondo me, molto importante per il recupero di efficienza della grande città unica è quella di lavorare per ottimizzare un po' i costi della pubblica amministrazione, che non è banale, però avere un grande nuovo apparato amministrativo non è una cosa di facile gestione, si possono recuperare delle efficienze. Scusa, proprio in chiusura, l'iter è il consiglio regionale che deve dare l'ok per un referendum, indire questo referendum e poi dire ai cittadini: guardate, questa c'è l'opportunità di cambiare la storia, se siete d'accordo votate sì alla fusione, se no arrivederci e grazie. Se non si fa questo, tutto il resto mi pare sia solo aria fritta. Io anticiperei tutto questo ragionamento coinvolgendo, prima delle delibere dei consigli comunali, la popolazione e rendendola partecipe di quello che è il percorso da qui a qualche tempo, mettendo in evidenza quali sono, vantaggi e svantaggi dello stare insieme. La gente deve saperlo. Grazie Francesco Aiello. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.